Sì, penso che abbiamo condotto per tutto l'arco dei 40 minuti, abbiamo secondo me rispettato appieno il piano partita, che era quello di cercare di non subire le transizioni contro i piedi di Piacenza e cercare di limitare un po' il tiro da 3 punti, specialmente sugli scarichi, e tolto Sanguinetti, che è sempre un grande giocatore, siamo riusciti appieno a fare questo, abbiamo un pochettino messo qualche sassolino negli ingranaggi offensivi di Piacenza, alternando molto le difese, e poi in attacco abbiamo fatto, direi, i primi tre quarti ovviamente di alto livello, l'ultimo un po' probabilmente stanchi con un po' di rotazioni limitate, visto che abbiamo fuori Cazzolato e abbiamo molti giocatori che vengono da una prestagione piena di problemi, però sono soddisfatto, sono contento della vittoria che secondo me abbiamo legittimato fin dai primi 2 quarti. Vedendo il risultato dell'ultimo turno contro 100, era difficile, diciamo, pensare a una squadra rimessa. Avete avuto una grandissima reazione morale. È difficile capire come abbiate potuto perdere contro 100, anche se 100 No, 100 io sembra penso che sono un'ottima squadra. un'ottima squadra. Con 100 abbiamo fatto, secondo me, una partita molto importante per 25 minuti. Purtroppo abbiamo fatto 7-8 minuti dove abbiamo un po' scialacquato, grazie anche alla giornata veramente incredibile di Bianchi, che ha avuto, bravo lui, sicuramente noi abbiamo fatto degli errori, però io penso che 100 sia una squadra molto 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 forte, per cui, come penso che sia una squadra molto molto forte Piacenza. Il problema è che noi in queste prime 6 giornate probabilmente troviamo tutte le squadre migliori del campionato. Ci sta che la seconda giornata tu possa perdere, l'importante è io lo sereno, perché la squadra per lunghi tratti per me aveva fatto una buona pallacanestro, è stata solo un'ottima partita anche quella di domenica scorsa, abbiamo trovato 100 che sicuramente ha giocato meglio di noi, però noi non è che possiamo dire che abbiamo buttato via una partita, per cui siamo arrivati sereni, tranquilli, anche se chiaramente quando poi noi come Piacenza, come Cento, come Orzinuovi, quando perdono una partita, probabilmente quella dopo bisogna dimostrare di dover vincere a tutti i costi. Io dopo tanti anni che alleno penso sempre che bisogna arrivare poi in forma al momento giusto, bisogna avere anche la pazienza anche di subire delle sconfitte, avere dei momenti difficili, perché altrimenti probabilmente quando siamo nei playoff e si fa le stagioni dove non c'è nessun problema, poi probabilmente i problemi arrivano lì. Quindi ben vengano adesso, l'importante è che la squadra sia viva, che la squadra giochi insieme, e mi sembra che oggi abbiamo dimostrato questo. Più atletismo, avete dimostrato di aver giocato molto meglio rispetto a Piacenza. Sì, però Piacenza, cioè, è un banco di prova molto importante, perché i lunghi di Piacenza sono secondo me di primissimo livello, perché 4 lunghi come quelli, come quelli vostri, più lo stesso Sorania, che spesso e volentieri agisce da giocatore in posta, anche se chiaramente come molti altri, ha avuto problemi anche lui, che è stato fermo praticamente tutta la prestagione, quindi sicuramente non è ancora al top. È un banco di prova importante perché Samoggia, Rezzano, Banti, e lo stesso anche l'altro Samoggia sono giocatori di ottimo livello, quindi aver fatto una buona partita con i nostri lunghi, è molto importante, perché il banco di prova era di quelli veramente tosti. La cosa che si evidenzia all'inizio, ovviamente, sono le statistiche di tiro che abbiamo fatto. È ovvio che è un pensiero semplice, non abbiamo fatto canestro. Io vorrei andare un po' oltre a questo, nel senso che pensavo, riflettevo, il fatto è che abbiamo preso anche dei tiri aperti. Tanti di questi però non in ritmo, o al momento perché mancavano pochi secondi, o perché, cioè, non è che abbiamo preso un tiro in contropiede con i piedi per terra o una situazione. E quindi da allenatore devo riflettere sul perché di questo. E sicuramente la cosa che si evidenzia di più è che la loro fisicità ti permette di avere meno tempo di eseguire, e quindi devi essere capace di prendere un tiro in pochi attimi, quando magari in altre situazioni hai degli attimi di più. In più non siamo stati capaci di un po' attaccarli internamente, quindi di aprire degli spazi, poi o battendo l'uomo, o portando una palla dentro l'area, per aprire gli spazi per prendere tiri magari più in ritmo. È vero, e non è un alibi, che è una squadra, Bergamo, con una fisicità importante.
È vero che è un gruppo già consolidato e che ha delle strategie, quindi delle tattiche già acquisite, quindi sono partiti abbastanza diciamo preparati, no, già con un background importante. Devo dire che mi è piaciuto fondamentalmente l'atteggiamento, non posso dirgli niente dal punto di vista, c'è stata la voglia, c'è stata tuffi a un minuto alla fine, non c'è stata un arrendersi. Mi è stato chiesto alle altre volte di cui parlavamo, oggi abbiamo avuto difficoltà, sì, è anche vero che le altre volte però facciamo due canestri e non ne subivamo subito un altro, sono stati veramente cinici e capaci, tanti arresti di tir, tanti situazioni di post basso che non abbiamo, non siamo riusciti a tenere uno contro uno. Però come nelle vittorie penso di a giocare la prossima come se avessi perso, in questa penso che mi porto via l'atteggiamento della squadra, che comunque è stata di voglia di giocare anche senza paura, che avevo un po' di temore che partissimo contro questi qua. E basta, ditemi voi cosa vi serve. Insomma, per quello che abbiamo visto di questa squadra, ed è molto prematuro, direi che manca clamorosamente Giuliano Samoggia. Sì, lui in questo momento ha avuto, purtroppo per sua sfortuna, una serie di infortuni che non gli hanno permesso di allenarsi. E ovviamente questa settimana ne ha fatti un paio, però non è il Giuliano Samoggia che voi avete visto. Lui mi racconta che purtroppo negli ultimi anni ha avuto sempre sfortuna nelle preparazioni, quest'anno fra un problema all'orecchio, fra un problema al polpaccio, fra problemi che non sono anche dovuti assolutamente a lui o a una preparazione sbagliata, non gli ha permesso di prepararsi. È ovvio che, se torniamo al discorso di prima, hai 0,3 secondi in meno per fare un canestro, per prendere una palla, se non sei allenato fai più difficoltà. E in più, essendo uno un ragazzo che ha grande cuore, devo dire che un po' il suo linguaggio con se stesso non lo aiuta, nel senso che era incazzato perché non poteva dare quello che avrebbe voluto dare. Assolutamente un giocatore di valore, aspettiamo che lui abbia almeno un paio di settimane dove non ha degli infortuni. Credo che succederà, nel senso che ha avuto delle cose particolari, purtroppo scadenzate in breve tempo. Poi il dato che emerge, sì, 1 su 7 di Magrini, sì, da 3. No, insomma, una sconfitta dal mio punto di vista sulla chimica di squadra, nel senso che sono più alti, sono più atletici, francamente non ho capito come volevi utilizzare Banti, nel senso che è abbastanza in panchina, solo 9 minuti nei primi due periodi. Io volevo cercare di aprire più il campo, quindi l'idea era partire con Matteo Samoggia e Rezzano, sapendo che loro pensavo che partissero con 5, infatti è partito con Chiarello. Ma non era tanto un tatticismo, ma era per avere più velocità, più cuore. È ovvio che io li conosco, ho visto le 3 partite di precampionato, ho visto le 2 partite di campionato, se tu ti metti a giocare a metà campo con questi, come siamo noi, facciamo difficoltà. Ti ammazzano, poi cambiano su tutti i blocchi, sono sempre in una situazione di vantaggio. Quando la palla va in area è una tonnara, devo dire anche molto correttamente, cioè nel senso non è una squadra sporca, quindi va dato merito anche a chi li allena. Però noi facciamo difficoltà. Dopo Diego è ripartito il terzo quarto, però abbiamo avuto le stesse difficoltà, nel senso che non abbiamo 2 canestri da sotto, quindi loro tendono a non aiutare più, sono accoppiati. Abbiamo fatto tanta zona che ci ha portato a limitare un po' la loro energia, infatti può essere un dato che comunque il terzo, quarto, quarto l'abbiamo vinto noi, ma se sei già sotto di 15 non è una cosa da rotolarsi per terra della capacità, cioè dici vabbè, almeno ci abbiamo provato. E capisco quello che mi dici tu, nel senso che sembra che loro sono veramente prestanti, però io non posso pensare a questo perché devo guardare nei miei, far sì che
magari riusciamo a ottenere a fare due canestri in più perché lavoriamo su quello anche sotto grande pressione, esaltare quei due o tre giocatori che hanno un talento fisico e magari mantenere in condizione, recuperare sia Matteo Soragna che Samoggia, che comunque però questa è la squadra e io ti dico bisogna fare con questo e quindi sapere che incontreremo questi orzi nuovi 100 e loro sono così fisicamente. Non è stata una sconfitta leggera dal mio punto di vista da subire, perché cioè, ti dico 6-19 che eri in sì. Cose. Io non ho mai avuto l'impressione che si potesse arrivare a darti veramente questi creazioni, ti aspetti? Mi aspetto una consapevolezza che per fare una cosa non basta desiderarla, ma bisogna avere proprio la volontà di crescere nei particolari, capire che ruolo uno ha all'interno della squadra e riuscire poi a portarlo. È ovvio che per gareggiare con questo tipo di squadra dobbiamo fare miglioramenti individuali di squadra, questo tipo di reazione. Non mi sento di, dico a volte magari sono più cazzato quando non mi sento di dire niente dal punto di vista dell'atteggiamento. Ovviamente mi dispiace che la gente ci venga a vedere in casa così bello oggi, pieno di ragazzini, che non riesce a stare in partita, perché oggettivamente siamo stati ma più o meno no, diciamo. E che mi aspetto che questa reazione sia un po' di... Credo che all'interno di ogni persona ci sia un carattere che emerge, che ti fa fare il passo in più. Mi aspetto da tutti un passo in più, ovviamente me lo aspetto prima di tutti da me stesso. Quindi preoccupato? No. Ma sarebbe poco oggettivo. Sono attento a quello che devo fare, più che preoccupato. Lo so che dove mi stai portando, lo capisco. Dico, io glielo dico sempre al Presidente, sbagli quando dici che bisogna vincere. Sì. Con una formula del genere non puoi dire bisogna vincere. Sì. Forse quest'anno è stata leggermente annacquata col fatto che i playoff sono incrociati. Sì. B8, sì. E quindi magari c'è un minimo di... Però poi alla fine... Cioè, io credo di aver... Sì, io posso dirti che... Il pensiero del Presidente è vero ed è quello che hai detto tu, è un fatto di mentalità, sul fatto non è bisogna vincere a tutti i costi, ma bisogna avere la mentalità per vincere, è questo che lui per vincere. È ovvio che anch'io l'ho dovuto imparare, è il primo a capire tutte le cose che ci sono, poi ci segue, è sempre presente. Però sta anche noi a dimostrare che cresciamo, miglioriamo. È ovvio, questa squadra qua ha 10 giocatori che hanno fatto già campionati, hanno già vinto, costruita nel tempo, avevano già 7-8 giocatori, l'altro anno hanno finito a gara 5 contro Udine, potevano essere già, hanno cercato di prendere i diritti. Noi stiamo lavorando per arrivare a quel punto là. È ovvio che se tu fai la foto delle due squadre prima della partita dici ma questi sono più piccoli, se sono più piccoli magari devono diventare più figli di o più cattivi o più energici, sapendo che abbiamo magari queste difficoltà, magari trasformarle come abbiamo fatto magari a Vicenza pressando tutto campo. Qua lì si nascondono un po' poco al momento e poi mi dà fiducia che il fatto che loro comunque sono già 2 anni che costruiscono, noi siamo 50 giorni, quindi mi aspetto. Se mi dici speri che stanotte crescano mentre dormono, dico sarebbe una però io posso lavorare sul fatto che ho degli uomini veri e quindi su questo mi appoggio e sono orgoglioso di allenarli. Sì, 50 giorni poi è molto presto. Sì, effettivamente 35 giorni di allenamento, ma tempestosi sì, con qualche difficoltà, ma però le difficoltà fanno parte di tutte le annate. Io non guardo, tante volte giochi con due infortunati, tante volte nel momento topico ti succede la cosa che
Le grandi squadre vengono costruite negli anni e quando le costruisci hai quella solidità che vai oltre a queste problematiche. Tante volte si vince in 6, squadre che erano in 10 non arrivano alla fine. Per cui, come l'altra volta non ero felicissima, questa volta non sono demoralizzato, ma semplicemente attento a cosa si può fare per far bene. Grazie a te, grazie a voi.